Sabato 13 febbraio, giorno 1, prima di partire facciamo un check fisico. Andiamo a vedere la trasformazione del corpo dopo una settimana di allenamento. Vediamo insieme i numeri di questa sfida. Abbiamo saltato in media più di 5.000 volte ogni allenamento per un totale di oltre 35.000 salti in una settimana. Ogni singolo allenamento abbiamo bruciato più di 1.428 calorie per un totale di oltre 10.000 nell'arco dei 7 giorni. Ci siamo allenati di media oltre 2 ore al giorno per un totale che sfora abbondantemente le 14 ore settimanali. 2,1 sono i chili persi con l'allenamento saltando la corda in una sola settimana senza particolari restrizioni alimentari. 1.000 sono i like che voglio cercare di raggiungere con questo video. Ora andiamo a rivivere insieme i nostri 7 giorni di allenamento saltando la corda. Iniziamo con il nostro allenamento giorno 1. La corda l'ho presa con cavo in acciaio. Se la volete anche voi vi lascio il link in descrizione. Io inizio ad allenarmi. Venti minuti circa, 340 calorie, sarà durissima. Vento gelato, assurdo. Mancano circa 50 calorie a 1430, arrivo e poi mi stoppo per oggi che sono finito, ho le gambe che non mi rispondono più praticamente. 1400, ultime 30 calorie. Penso di aver superato abbondantemente i 4000 salti oggi. Un'ora 24, siamo a 1441 calorie. Secondo giorno, giorno 14, anche oggi temperatura vicina allo zero, ma noi iniziamo a saltare. Giorno e mezz'ora che salto la corda, 400 calorie ora. Ho affinato un pochino la tecnica, meno dispendio energetico. Questa non è una buona notizia, vuol dire che per fare le 1428 calorie oggi ci metterò quasi 2 ore. Mille 431 calorie, 1 ora 55 e 50 secondi. Secondo giorno, basta, non ne posso più, ho un freddo. 15 febbraio, terzo giorno, auguri al mio grande amico Alessio Meloni. Iniziamo con i nostri salti. minuti, 5 e 50 calorie, mi alleno con la banda Bardò. Ciao Enriquez, vai. Anche quest'oggi abbiamo finito, 1430 calorie, sul programma Polar l'abbiamo superato abbondantemente, 1503, 2 ore e 5, per oggi basta. Martedì 16, iniziamo il nostro allenamento, solo un po' di nevischio. Oh.
ho sorpassato l'ora di allenamento, 930 calorie in questo momento. Ho cercato di partire un pochino più anaerobico, proprio per tenere più alti i battiti e aumentare un pochino il dispendio energetico, e ci sto riuscendo rispetto a ieri, col conto di più nella prima ora. Mancano 10 calorie. Quarto giorno che sta per finire. Abbiamo fatto più della metà della nostra sfida. Forse ieri è stato finora il giorno più duro. Oggi a livello muscolare è andato abbastanza bene. 1420, spero che si veda. Eccolo là. Anche oggi abbiamo finito. Mercoledì 17 febbraio iniziamo il nostro allenamento. Andiamo a saltare. È un'ora che saltiamo, circa 900 calorie. Anche oggi abbiamo finito, un'ora e 50 minuti, 1433 calorie. Sono arrivato un pochino prima all'obiettivo calorico, ho giocato un'ora e mezzo a paddle prima, ero un pochino più stanco. Però anche oggi abbiamo finito, quinto allenamento, quinto giorno finito. Giovedì 18 febbraio, penultimo giorno della nostra sfida. Mancano meno di 3000 calorie al nostro obiettivo delle 10.000. Iniziamo ad allenarci, vai! Poco meno di 45 minuti che salto, 43, 430 calorie. Cercherò di aumentare il dispendio energetico facendo un HIIT, quindi cercherò la massima intensità di salto per 20 secondi, 20 secondi farò recupero. Così riusciamo ad arrivare oltre i 150-160 battiti. Vai! Ho passato l'ora d'allenamento in questo momento, 670 calorie, aspetta più di un'altra ora di lavoro, arriverò al limite. Due ore e 6 minuti, 1410 calorie, ne mancano 20, andiamo a fare tutti 20 calorie insieme. Altre 10, vai. Siamo arrivati anche oggi all'obiettivo, sesto giorno, 1433 calorie, 2 ore 7 minuti. Venerdì 19 febbraio, settimo ed ultimo giorno della nostra sfida. Mi si è stoppato a 520 calorie, prendiamo da là. E cerchiamo di consumare le ultime 908 calorie di questa sfida. Siamo arrivati a 928 calorie, le ultime 500 e poi abbiamo finito la nostra sfida. Continuiamo con buon ritmo e proviamo a tagliare il traguardo il prima possibile. 928 calorie più le 520 bruciate in precedenza, abbiamo abbondantemente superato le 1428 anche oggi, 10.000 calorie bruciate in una settimana saltando la corda. Vuoi provare anche tu a saltare con la corda ma non l'hai mai fatto? Ti lascio il link per il tutorial per muovere i primi passi nel saltare la corda. Ora andiamo a vedere quanto pesavo e la trasformazione del mio corpo con 10.000 calorie bruciate in una settimana saltando la corda. La mia dieta è come sempre stata varia ed equilibrata. Non ho adottato particolari restrizioni.
condizioni. Anzi, la settimana appena passata è stata la più fredda dell'anno e noi ci siamo risparmiati anche un bel piatto di polenta e della pizza fatta in casa. Facciamo delle considerazioni finali sul salto con la corda. Prima domanda, è adatta a tutti? Direi di no. Se hai problemi di sovrappeso alle articolazioni o sei poco allenato, devi stare molto attento e partire con la giusta progressione, altrimenti rischi di farti male. E comunque ti consiglio sempre di consultare il medico prima di intraprendere qualsiasi attività sportiva. Saltare la corda ha un dispendio energetico medio-alto. Questo ci aiuterà molto ad aumentare il nostro deficit calorico, che è alla base di ogni dimagrimento. Io vi saluto, vi invito a mettere un mi piace, lasciare commenti, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Un bacio e alla prossima!